Salve amici, fratelli della congrega. Serata pensierosa, tormentata o tormentosa, che si può dire. Sono un uomo ponderato o ponderoso. Sicuramente quando vengo travolto dalle emozioni, possono essere turbinose, mi comporto in una maniera estremamente contraddittoria, antitetica rispetto al passato. E ciò per molte persone non è facilmente spiegabile. Dovete sapere, vi spiegherò questo, che le persone in generale, laddove non riescono ad arrivarvi, per evidenti limiti mentali, cercano paradossalmente di arrivare con le deduzioni figlie della loro mente, ovviamente circoscritta al loro modo di pensare e di aver vissuto. Anche interiormente, di come sono stati captati dagli altri esteriormente. Quindi hanno introiettato tutta una serie di informazioni riguardo se stesse e gli altri, sviluppando una visione, una forma mentis difficilmente mutabile. Anzi, più si va avanti, più ci si radicalizza ed è difficile curarsi, tornare indietro. È molto più facile trascurarsi, lasciarsi andare e non lasciare andare il passato che ritorna e che molte persone non vogliono affatto ripudiare, vogliono conservare, non perché siano i conservatori, bensì perché ancorandosi comunque a delle certezze che hanno formato il loro modo d'essere e di percepire se stessi e il mondo, tramite questo meccanismo si sentono sicuri. In questi anni mi sono cimentato con la psicologia, mi sono entrato profondamente in contatto e ho sviluppato invece una profonda empatia, ma ciò paradossalmente passano i motorini ad altissima velocità, anziché bloccarmi, ecco, lasciarmi stazionato, stagnare. Quelle che pensavo essere immutabili, mie condizioni, tragicomiche o disumane, o della mia condizione appartenente a tutti gli altri umani, ecco, dicevo, adesso mi sono perso. Mi hanno distratto questi rombi. Questi motorini trombanti, ah, oh, c'è poi la fissa del trombare in questa società, no? Spesso si viene etichettati, società dell'immagine, un altro luogo comune, in base all'esteriorità, come si appare, no? L'essere appariscenti però significa essere esibizionisti, narcisisti, e qualcosa stona e si viene valutati negativamente, no? Allora mi sono accorto di qualcosa che per voi rappresenterà il niente, per me rappresenta qualcosa di estremamente rilevante. Sebbene debba ammettere con amarezza, trangugiando qualcosa di zuccheroso, no, di liquoroso, che il mio animo si è ripristinato e riagganciato al mio io più poderoso, più inconsciamente, sì, non lo si fa apposta. Riemerso miracolosamente, diciamo così, per strane circostanze, contingenze avvenute recentemente. Ecco, io ho sempre pensato di essere un demente, no, di ragionare con la mia mente. Non ho mai voluto assoggettarmi ai deliri della gente, sono capace di allestire fantasie sul prossimo, no? C'è poca scientificità nei loro ragionamenti e ti proiettano quell'immagine che se sei debole, ecco, oserei dire, permettetemi questa espressione, fragilmente colpibile se sei vulnerabile, non sei da loro considerato una persona venerabile, non sei venerato, ma sei attaccato, ancora di più angariato.
sono accorto che io entrai in contatto con alcune persone per circostanze avverse del mio fato impervio, della mia vita rocambolesca, travagliata, frastagliata da agonici pensieri spesso di morte. Sono mortifero, sono lugubre e malinconico. Ma queste persone non conoscevano il mio passato, cioè, allora sono sempre stato da costoro subissato di offese, di appellativi appioppatimi, abbastanza impropri, che non mi appartengono. E allora adesso c'è un nuovo hater che, in maniera proprio deliberata, abbastanza vergognosa, dovrebbe sentirsi umiliato dalle stesse offese che lui riserva a me, al prossimo, a chi che sia. Poi semmai si crede pure una brava persona, ecco. E anziché voler umiliare gli altri, dovrebbe riguardarsi e riguardare la sua persona dinanzi allo specchio, esplorarla e proprio deflorarla, deflorare, sverginare, perché è vergine la vita. Lui pensa di averla capita, non ha capito nulla, né della mia, come io, essendo modesto, ecco, non sono superbo come taluni personaggi pericolosi. Io rivedo le mie posizioni perennemente, in maniera pedissequa. Quindi, dice, allora mi attacca, sbirulino, tarzanello, mi sto riferendo a te, coglioncello, teppistello, bandito che vuoi bandirmi e blandirmi. Mi scrive che sarei la vergogna dell'Italia, perché non è un bel tè, mojito, è uno spritz. Perché sono sprint? Perché sento riscaturire e scalpitare dentro a tamburo battente il mio battito cardiaco veemente, perché non mi adatterò mai ai deliri, appunto, alle leggende, diciamo metropolitane, di paese, provinciale, certi personaggi vili, infingardi, che la mia dignità vogliono infangare. Perché? Perché scrivo, ci sono tanti libri disponibili sui maggiori catene librari online, alcuni da me recitati, presenti su Audible, sto terminando Bologna Polar. Non fa un freddo polare. Oggi giornata soleggiata, molto solare, molto calda. No, io sono in perfetto controllo emozionale. Lui vorrebbe, adesso queste offese, insulti, devastarmi, angosciarmi, deprimermi, demoralizzarmi e bloccare, paralizzare ogni mio spirito di iniziativa, affievolire il mio coraggio e immalinconirmi, stupidirmi. Non ce la può fare più, semplicemente perché ho combattuto lui. Ti sto guardando, ti sto osservando, mi stai giudicando. Perché non mi colpisci? Perché non vieni qui? Ci colpiamo a vicenda, non so chi andrà a terra. E allora questa persona terra, proprio terragno, non so se di origine terrore, non lo so. Comunque, quando si vuole attaccare un uomo, gli si dice Frocetto, Finocchio, Pinocchio, è impotente, psicotico, psicopatico, cioè tutte queste bassezze di persone che si credono anche altolocate, culturalmente avvantaggiate, o persone che credono, presuppongono di aver raggiunto mete alte, si credono sofisticati. Poi dicono a me, se mai sono un sofista, che rigiro le frittate. Comprate i miei libri. Mi piace questo Bologna Polare, un'esplorazione angosciosa, un'introspezione profonda, anche psicoanalitica, una storia di detection di me stesso, di Bologna, delle femme fatale, delle dark lady, del cinema francese, dei grandi thriller d'alta scuola cineastica. Mischiate al noir, all'hard boiled, forse anche all'hardcore, al softcore, regine di B-movies, film trash, diciamo shakerati a modi di spritz, ghiacciato alla mia mente, scriteriata, sconsiderata, in passato un po' anacquata, sedata,
fermata e di nuovo riesplosa in maniera focosa. Quindi vi aspetto alla 78ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Mi faccio chiamare il Genius Pop perché lo sono, per gli altri possono essere specializzati a livello settoriale. Sono chimici, astrofisici, avvocati, ma non possiedono la mia fantasia, la mia leggiadria, il mio romanticismo e la mia vigoria. E le persone che usano a pretesto, strumentalizzano le frasi di Pasolini, di Alda Merini, quando si sentono male, non comprese dal mondo, ecco che estrapolano il testo e con la testa meglio si sentono, perché loro sentono e pensano di capire ciò che fu scritto in un periodo decontestualizzato in situazioni che si discostano dalla loro vita. Questo si chiama solipsismo, solipsismo. Quindi, se mi criticate, dite che sono solo, realizzo questi video in solitaria. Come disse il grande Bobby De Niro di It, Neil McCauley, sono un solitario, ma non sono solo. Quindi incontrerò tante persone. Spero di incontrare presto di nuovo la mia lei, di amoreggiare con lei, di accalorarmi, accaldarmi, si può dire accaldarmi? Mi dite che sono un ignorante e pieno di complessi? Sì, miei complessati, che sfogate su di me le vostre frustrazioni, esorcizzate le vostre paure, per l'appunto inconsce, cercate di rinsavire, di curarvi e di accorarvi, per l'appunto, accordarvi alla vita vera, essere o non essere, preferisco essere, passare all'azione, ciak, action, si gira, così mi girano stasera. Buonasera, anzi buonanotte. Ventitré e venti. Ma sapete che siete bravi? Mi rivolgo a te, idiota. Sei bravo, dottore. Sei bravo, dottore. Sei bravo, dottore. Ma non hai capito un cazzo di me?